Il giornale di Cefalù, Carlo Antonio Biondo, web Cammarata. È arrivata mercoledì sera l'ordinanza del presidente della regione Musumeci. Troppi contagi da Covid a Cefalù. Diventa fino al 5 maggio zona rossa. Il giornale di Cefalù apre proprio con questa notizia. I contagi sono notevolmente aumentati negli ultimi giorni, raddoppiando quasi da un giorno all'altro, siamo a oltre 60. Nel giornale di Cefalù trovate l'intervento fatto dal sindaco Lapunzina martedì sera in consiglio comunale. C'è addirittura un neonato di pochi mesi positivo, una donna in gravidanza e, curiosità, due vigili urbani. Gli altri servizi del giornale di Cefalù numero 1650, anno 38, pubblicato esclusivamente in internet, profilo Facebook Adriano Cammarata, link Cammarata Web. Gli altri servizi, l'associazione Aslitti, piantine e caramelle per la festa della mamma. Ce ne parla Antonella Gugliuzza. Speciale rifiuti. Cefalù differenzia. Nel 2017 il 10%, nel 2020 il 45%, ma è ancora troppo poco. L'intervista è con l'assessore Salva Mancinelli. Ed infine la polisportiva Real Sport Cefalù va in accademia. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente Nunzio Messina. Le foto del servizio sono di Giorgia Tudisco. Questi i servizi principali del giornale di Cefalù, che ringrazia per la collaborazione tecnica Giuliano Montagna e per la collaborazione nelle riprese Rosalba Petarra e Guglielmo Biondo. Un giornale di Cefalù, numero 1650, anno 38, da non perdere. Il giornale di Cefalù, Carlo Antonio Biondo, web Cammarata.